Ringraziamo la professoressa Torradini dell'ottimo intervento e degli spunti anch'essa di riflessione che ci ha dato. E passiamo alla terza relazione con la docente, vediamo l'altro punto di vista che è il punto di vista sociologico, e in particolare la professoressa Nugenti, professore aggregato di sociologia della famiglia e politiche sociali per il governo locale ed è fondatrice dell'osservatorio interuniversitario di genere, parità e pari opportunità delle quattro università di Roma. La relazione tratterà il legame tra violenza di genere e benessere organizzativo da un punto di vista sociologico. Diamo la parola e le diamo il benvenuto. Grazie, e vi ringrazio molto per l'accoglienza e per l'invito, e sono ringraziamenti certamente non formali in questa giornata, e questa attività si inserisce all'interno di tante attività che vedremo essere obiettivo anche dell'azione collettiva che avremo proprio rispetto a un problema che affligge le nostre società così diciamo pedissequamente, che siamo tutti impegnati ad affrontare agendo attivamente. Il mio intervento, le mie riflessioni in questi 20 minuti si concentreranno, come già stato anticipato dalle precedenti relatrici e della dottoressa Giunta, proprio nell'evidenziare con un approccio sociologico, quindi di sistema, il tema della violenza di genere nel momento in cui si realizza all'interno di un ambito di lavoro. La scelta del benessere organizzativo, già anticipata dalla professoressa Corradini poco fa, non è del tutto, diciamo, esogena, estranea rispetto al tema della violenza di genere, specie nel sistema ambiente di lavoro. Questo perché, facendo un piccolo riferimento di tipo normativo che serve a implementare anche quelli finora illustrati, già nella strategia di Lisbona del 2000 l'approccio all'intervento all'interno dell'ambito lavorativo, che è uno dei principali per il legislatore comunitario fin dal 1957, un obiettivo, apro e chiudo questa parentesi, era quello della rimozione di discriminazioni all'interno dell'ambito di lavoro, puntando soprattutto a un aspetto di tipo economico, quindi le differenze di tipo retributivo, si allarga a tematiche, come voi potete vedere, rispetto alla SEO, cioè la strategia europea per l'occupazione, che rispetto alle pari opportunità articolano gli ambiti di intervento sia in tema di discriminazione di genere, quindi di gender equality, sia ovviamente, come abbiamo detto, di equal opportunity, cioè di diritti di accesso ai diritti che ognuno, appunto, diritto di accesso come principio a diritti e doveri di cui siamo tutti titolari, applicandoli all'interno del mercato del lavoro. Quindi aggiunge, come voi potete ben vedere, alla parità di trattamento economico e quindi anche al superamento di discriminazioni fino ad allora sedimentate anche nel diritto comunitario, altri elementi fondamentali. Si parla, tra gli altri, vi sottolineo, sia di diciamo parità di trattamento associato all'accesso al mercato del lavoro, vedete il tema dell'incremento all'occupazione che spesso si declina sul genere prendendo uno dei due generi come fattore discriminatorio, e parla anche finalmente di qualità, quindi si passa da un criterio di tipo economico, magari quantitativo, anche ad avere ben presenti aspetti di tipo qualitativo. Qualitativo al punto che le pari opportunità quindi si articolano sia in un'uguaglianza di punti di partenza che di risultati che si ottengono nello stare nel mercato del lavoro, quindi per uomini e per donne ovviamente. Se andiamo a vedere nello specifico della normativa prodotta a partire dalla strategia di Lisbona, vedete l'articolazione, una prima articolazione di punti per la realizzazione di questo superamento delle discriminazioni, che quindi vedono temi importanti essere posti all'attenzione sia del legislatore comunitario, ma ovviamente della traduzione all'interno dei singoli paesi. Si va dal superamento di fenomeni di segregazione, il soffitto di cristallo, ma non solo, quindi anche una segregazione di tipo orizzontale, fino a problemi più specifici nella gestione della qualità della vita dei lavoratori all'interno del mercato del lavoro. Non a caso, fra gli altri, si parla anche di conciliazione vita-lavoro, un tema di cui si aveva avuto minor attenzione, sul quale si era posta minore attenzione perché si pensasse e esulasse da quella che era la vita
la qualità della vita all'interno del mercato del lavoro. Al contrario, e non a caso vi riprendo questo tipo di articolazione più dettagliata della qualità del lavoro proposta dall'Istat, spero che poi la relatrice successiva possa darci ulteriori indicazioni in tal senso, una commissione specifica che ha lavorato nell'Istat a partire dal 2011 per sostanziare i requisiti che descrivessero la qualità del lavoro, non a caso, vedete, riprende alcune delle tematiche che il legislatore comunitario già suggeriva a partire dall'agenda di Lisbona. Tra gli altri, vi sottolineo ovviamente il tema della sicurezza nel lavoro, oltre che la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, e eccolo qui, il benessere lavorativo, quindi una condizione olistica di sistema che consenta appunto di avere una vita degna di essere vissuta al singolo agente all'interno del mercato del lavoro, all'interno del suo posto di lavoro, a prescindere dal genere. Ciò ha aiutato appunto ad intervenire in maniera anche efficace con strumenti pertinenti a favore di quelli che erano volta per volta i soggetti vulnerabili. Oggi si parla di donne in uscita dal mercato del lavoro, quindi dall'età pensionabile all'utilizzo del loro tutoring, si parla anche dell'occupazione di lungo termine, degli over 55 come soggetti vulnerabili, e non è necessario soffermarsi su quello che significa entrare, accesso al mercato del lavoro con le barriere che gran parte delle nuove generazioni, gran parte appunto anche dei nostri studenti all'università sperimentano. Quindi se l'obiettivo era quello del legislatore, tradotto anche dal legislatore nazionale, di creare una condizione di benessere lavorativo, che vedete, riprendiamo gli ambiti illustrati finora dalle relatrici, è un benessere di tipo fisico, certamente psicologico e sociale, che beneficia non solo il singolo soggetto ma l'intero sistema, quindi l'obiettivo è duplice, quello del miglioramento delle condizioni di ognuno all'interno del mondo del lavoro per beneficiare l'intero sistema. L'azione che deve essere compiuta da tutti gli attori in capo, gli stakeholder in tal senso, va a toccare sia aspetti concreti, quindi la rimozione di fenomeni specifici e di discriminazione fino a quelli più eclatanti di violenza, operando, vedete, anche, questo io lo sottolineo con estrema importanza, su tutti gli aspetti di tipo culturale, cioè la diffusione di determinati valori in tal senso, la pratica di linguaggi favorevoli di sensibilizzazione e il senso stesso del lavoro, che non deve essere separato da quello della qualità della vita del soggetto, che prima ancora che lavoratore e lavoratrice è un soggetto che ha come obiettivo quello della vita degna di essere vissuta. Nella pratica quotidiana dei posti di lavoro, invece, molto rilevanti perché ricavati appunto da statistiche associate in tal senso e finora in parte anche descritte, c'è invece una persistente condizione di stress lavoro correlato, la quale si manifesta, noi penseremmo solo in disagio da parte dei lavoratori e delle lavoratrici di tipo psicologico o fisico, ma come vedete si insedia all'interno di tanti processi dello stare nel mondo del lavoro. Ad esempio, semplicemente l'assenza nella partecipazione condivisa ai processi più importanti che l'organizzazione del lavoro richiede ai suoi dipendenti. Considerate che non è così semplice, indipendentemente dal settore pubblico o privato, che ciò avvenga, cioè che ci siano processi partecipativi, e l'essere esclusi da questi processi partecipativi, spesso sono le donne ad essere escluse per la loro presenza nel momento in cui si prendono decisioni, magari sono spesso dipendenti part time, oppure perché hanno un soffitto di cristallo che ne vieta la loro presenza in determinati luoghi, o un soffitto laterale di segregazione, cioè quello che le relega in determinati settori produttivi della nostra società e non magari in quelli strategici, i nuclei strategici, fa sì che per esempio la semplice assenza dal mercato dalla fase decisionale del mercato del lavoro costituisca l'esclusione, un motivo di stress, altrettanto quanto lo stalking, il mobbing, le violenze perseguite in vari contesti e in varie condizioni. Quindi, come vedete, la gamma di possibili rischi
non solo fisici e psicologici a cui sono sottoposti i soggetti che sono all'interno del mercato del lavoro e che, come vedete leggendo all'interno di queste specifiche, spesso hanno come soggetto vulnerabile per la sua stessa presenza nel mercato del lavoro proprio le donne, fa sì che queste siano effettivamente i soggetti target degli interventi che noi associamo alla realizzazione di una condizione di benessere organizzativo consistente. Avendo pochi minuti, ma essendo sicura che questo materiale vi possa essere distribuito, avendolo lasciato alle organizzatrici, passo rapidamente, non li descrivo ma vi do come flash, dati che supportano quanto detto. Vedete già semplicemente rispetto al tasso di occupazione per ruolo nella famiglia tra maschi e femmine come le tratteggiate, le linee tratteggiate riferite alle condizioni maschile consentano di verificare un tasso di occupazione più facile per gli uomini che per le donne, e questo a prescindere dalla loro condizione all'interno della famiglia, che poi diventa ancora più complicata se la donna per la sua doppia presenza ha anche un ruolo fattivo come genitore o come madre, quindi genitore e madre come coniuge. Ancora, l'uso del tempo degli occupati, se noi lo differenziamo sia per titolo di studio che per genere, fa sì che tutte le difficoltà nella gestione del tempo e nella suddivisione con il partner all'interno della famiglia continuino ancora, sebbene meno evidentemente che nel passato, a penalizzare le occupate donne, e quindi questa è un'altra condizione di penalizzazione dello stare nel mondo del lavoro delle donne rispetto agli uomini. Ancora, se noi andiamo a vedere per tipo di violenza chi siano gli attori di violenza rispetto alla violenza di genere, quindi perpetrata sulle donne, ci spostiamo all'interno delle tipologie sulla quarta colonna, evidenziamo che una percentuale che è pari a quella di soggetti che perpetuano violenza e che sono all'interno della famiglia si colloca, vedete colleghi, anche all'interno del mondo del lavoro. Quindi le donne vittime di violenza con percentuali significative che non si sono molto differenziate fra il 2006 e il 2014 trovano i loro persecutori, quindi i loro attori, agenti violenza, e i loro nemici in tal senso anche nel mercato del lavoro, quindi fra i colleghi. Per questo motivo il legislatore italiano ha dato seguito a una normativa specifica per sensibilizzare il mondo del lavoro alla definizione fra i suoi obiettivi della realizzazione del benessere organizzativo, anche quindi nell'approccio che io vi sto presentando oggi di superamento delle condizioni di violenza di genere, e lo ha fatto con un decreto del 2009 investendo ovviamente i datori di lavoro pubblici e privati. Quelli del pubblico hanno risposto più rapidamente, anche perché maggiormente sollecitati in tal senso, alla realizzazione di un clima di benessere organizzativo utilizzando strumenti di sensibilizzazione e finalmente anche di misurazione. Perché vi dico finalmente? Perché le azioni che si possono mettere in atto dal punto di vista culturale, comunicativo e informativo sono certamente importanti, ma sono efficaci soprattutto, e non lo dico perché sono una ricercatrice sociale, se si ha anche la dimensione dei problemi, l'articolazione di questi problemi di mancanza di benessere organizzativo all'interno di contesti che, come potete ben capire, il mondo del lavoro è molto vario, sono fra loro molto diversificati. Quindi con quelle finalità specifiche l'ANAC ha investito soprattutto alcuni organi che stavano costituendosi all'interno del mondo del lavoro, nello specifico i famosi comitati unici di garanzia, che hanno sostituito, o comunque con ruoli anche abbastanza diversi, ma comunque hanno preso il posto per molti aspetti dei comitati pari opportunità, proprio di realizzare indagini mirate che si affiancassero e supportassero azioni di sensibilizzazione sia attenzione dell'organizzazione del mondo del lavoro, ma inevitabilmente anche dei dipendenti, creare un clima di benessere organizzativo e quindi di superamento di certe problematiche può essere efficace solo se perpetrato dal basso e dall'alto e orizzontalmente. Le indagini hanno l'indagine specifica sul benessere organizzativo, quindi ha obiettivi che sono
sono certamente di misurazione, ma anche di costruzione di azioni mirate, quindi con la promozione addirittura di attività e servizi nei quali, eccola qui, la partecipazione di tutti i dipendenti, donne e uomini, sia un fattore maggiormente propulsivo dell'efficacia di queste azioni. Il piano di lavoro generalmente seguito per realizzare queste indagini prevede due step fondamentali in tal senso. Io mi soffermo sul fattore partecipazione. Perché un'indagine possa essere efficacemente condotta, la partecipazione di tutti, quindi anche la sensibilizzazione dei dipendenti a dire non stiamo perdendo del tempo nel realizzare queste indagini, non nel rispondere a questionari, ma questo nostro apporto può essere in primis utile a migliorare la nostra condizione. Secondo, fondamentalmente, non è a nostro detrimento. Queste indagini sono anonime, quindi le nostre indicazioni possono essere colte in maniera efficace dai datori di lavoro senza averne ripercussioni. Ha fatto sì che le indagini fossero condotte finora tra il 2011 e il 2016, in questi 5 anni di prima sperimentazione, con 2 step, una prima indagine esplorativa e una seconda generalmente condotta con questionario. I più illuminati stanno conducendo anche indagini di tipo qualitativo, quindi approfondimenti con focus group, con interviste in profondità, fino a realizzare report che sono non solo informativi per tutti i dipendenti di quel determinato ambito, ma sono fondamentalmente anche degli input a chi nei processi decisionali li può implementare in nuove prassi, in nuove normative, in nuove condotte che non sono solo appunto teoriche. Il questionario decisamente a questa struttura, vedete, ha un'ampia parte dedicata al benessere organizzativo che si articola, probabilmente molti di voi credo che la conoscano approfonditamente perché l'hanno sperimentata, una parte però anche relativa al valutazione del sistema, che è quella che ha un po' inficiato, concludo questo mio intervento con alcune indicazioni, ha un po' inficiato i primi risultati di queste indagini, perché ovviamente nel momento in cui si esprimono dei pareri sul sistema di valutazione dell'ambito lavorativo nei quali si è inseriti e si giudica il proprio capo, ovviamente si ha la difficoltà di vedere appunto non solo accolta la propria indicazione, ma soprattutto di poterne avere degli effetti non costruttivi anche direttamente individualmente. La banca dati nell'ultimo aggiornamento del conferimento di queste indagini, come vedete, ci descrive soprattutto nell'ambito del pubblico soprattutto un'ampia partecipazione degli enti locali. Se andiamo a vedere le università pubbliche, soprattutto gli enti di ricerca, ancora molto bisogna fare perché le percentuali sono limitate, ma non tanto per la non realizzazione di queste indagini quanto per il loro conferimento, perché la fase conclusiva del ricevimento da parte dell'organizzazione dei nuclei di valutazione di questi enti, università, ministeri e via dicendo, risulta spesso molto lenta. Quello che emerge da questi primi 5 anni di indagine è che in tutti gli enti che hanno partecipato a questa rilevazione, l'elemento più critico, come vedete dalle barre bordeaux, chiamiamole così, che si soffermano soprattutto a rilevare qual è la percezione di discriminazione da parte dei lavoratori, è omogeneamente molto ampia. Siamo a percentuali, secondo anche quello che ci dicono i dati, limitate, però sono le maggioritarie fra tutte le condizioni di devianza rispetto al benessere organizzativo che si rivelano nel mondo del lavoro. Questo fa ben riflettere non solo chi gestisce i processi nel mercato del lavoro, ma anche quale sia la percezione da parte del dipendente di cosa sia un processo discriminatorio, un atteggiamento discriminatorio di colleghi e di superiori nei suoi confronti. Ho fatto un tentativo conclusivo di vedere come gli enti di ricerca pari ad ISPRA abbiano inteso questo tipo di discriminazione, di questo tipo anche di valutazione dei superiori, andando a evidenziare quali sono le differenze fra uomini e donne, e le frecce rosse identificano gli ambiti nei quali le donne hanno espresso un atteggiamento, comunque una considerazione, una valutazione maggiormente critica di quella degli uomini. Non a caso gli atti di mobbing di cui sono vittime, certamente anche quello delle molestie, e anche una somatizzazione, qui vado incontro anche all'intervento che mi ha preceduto, di queste condizioni di disagio,
che vengono soprattutto denunciate da parte delle dipendenti. Ovviamente tutto ciò poi si ripercuote anche nella presenza delle donne all'interno del lavoro, perché vedete, sia nell'assegnazione dei carichi di lavoro che nelle distribuzioni della responsabilità, quindi la collocazione all'interno della gerarchia del lavoro, le donne risultano, si dichiarano più penalizzate. La criticità, per concludere davvero, di queste indagini quindi è proprio questa: superare nella misurazione delle condizioni di benessere organizzativo alcuni elementi tecnici che l'ANAC nell'approntarle non ha fornito, quindi certamente la tutela della privacy. Molto spesso purtroppo questi dati sono non per stringhe aggregati, ma si può con l'incrocio dei dati collocare il rispondente all'interno di quelle indagini, quindi questo frena la partecipazione dei lavoratori, che spesso sono richiesti di fare questo tipo di rilevazioni fuori dal loro tempo di lavoro. Già se parliamo di conciliazione, spesso purtroppo è una delle indicazioni che ci sono state fornite. Ancora, le modalità di risposta non favoriscono un'articolazione mirata della percezione da parte del dipendente. Spesso si parla di 5 più il nulla di tipologie di risposta, nel quale un molto, un poco rispetto ad alcuni atteggiamenti non può darci un'effettiva rilevazione. Diventano quindi quasi percezioni oggettive che perdono di quella soggettività che invece proprio è lo spirito di rilevazione di queste indagini. Si sta appunto cercando di approntare, noi lo facciamo anche non solo come Sapienza ma anche come ricercatori sociali, una correzione tecnica, ma certamente anche una correzione di sistema di queste rilevazioni. Un questionario spesso è solo una prima fase, quindi implementarlo con metodi anche qualitativi, con interviste, con la tutela della privacy all'interno dello stesso ambito di lavoro, con la sensibilizzazione assolutamente soprattutto dei datori di lavoro, che spesso invece, ovviamente trovandosi di fronte a risultati che mettono in evidenza delle disparità, delle necessità di intervento piuttosto sistemico all'interno dell'organizzazione del lavoro, tentano o di temporeggiare o di sottostimare dati che possono venire forniti dalle singole indagini e dalle loro ripetizioni. Molti enti non hanno ripetuto le indagini, quando invece quelle prime indagini erano necessarie per poter volta per volta implementare il sistema. Ovviamente lascio a voi questi dati e mi metto a disposizione per l'offerta anche di altri dati ulteriori. Grazie. Allora.